Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio. Da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Infatti, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Piuttosto date nell'elemosina a quel che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà mondo». Anche noi potremmo chiederci: ma perché Gesù e i suoi discepoli trascurano questa tradizione? In fondo non sono cose cattive, ma sono buone abitudini, rituali, semplici lavaggi prima di prendere il cibo. Ma perché Gesù non ci vada? Perché per lui è importante riportare la fede al suo centro, la formalità esterna e non il cuore della fede. Questo è un rischio. È il rischio di una religiosità dell'apparenza, apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore.